Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie poteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta! Buon salve ragazzi e bentornati miei cari pixelini a questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Lego Edition anni 1 e 4, siamo nel primo anno e andiamo subitissimo a continuare la nostra avventura, siamo all'11% e siamo pronti a tornare avanti. Oh, eccoci qua, siamo pronti per andare nella stanza dei trofei. Perché nell'ultima lezione abbiamo visto che abbiamo imparato a fare delle trasfigurazioni, abbiamo imparato a volare e Hermione ci ha detto: guarda che tuo papà era un grande mago, era un grande mago che sapeva fare un sacco di cose e dobbiamo andarlo a vedere. Guarda Harry, il nome di tuo padre è su questo trofeo. Speriamo che Gazza non ci trovi qui, ma in realtà non c'è problema a essere qui, che io sappia, non ho letto perché purtroppo ho cliccato il pulsante, ma ci ha chiuso dentro, devo dire, non dobbiamo farci vedere. D'accordo, la tua mappa ti mostrerà i nemici che pattugliano il loro campo visivo, cerca di restare fuori dalla loro vista, va bene, non c'è problema, credo, o comunque, ho sbagliato incantesimo. Oh no ragazzi, io odio questa cosa qui, però devo presumere che questo va qui. Questo direi che va qui. Questo potrebbe... no, non lo so, non ne sono convinto. Questo lo metterei qui. Questo a questo punto lo metterei qui. Questo lo metterei qui. Questo sta qui. Questo non sta qui, ma questo sta qui. Questo sta qui. Top. Mamma. Oh, siamo bravissimi. E possiamo incrementare anche questo e... bisogna anche fare questo, però a questo punto presumo che... no, allora, ragazzi, aspettate. Questo mi porta laggiù in fondo. Questo devo fare di nuovo vabbè, l'ho fatto, ragazzi. L'incantesimo Magus, Amaragagus. Io questa parte qua non è che mi piaccia molto, in realtà. Questo penso che... andrà qua, secondo me. No. Vai via di qua. Questo potrebbe andare qua. Ok. Quindi a questo punto questo andrà qui. Questo andrà qui. Questo andrà qui. E questo andrà qua. La figura non è molto chiara, ma ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Dagmi i soldi. Questo non posso farlo. Se cambio personaggio non posso farlo ancora. Va bene, ma non benissimo. Fatemi passare. Saltiamo qui per saltare, eccoci qua, saltiamo qui per saltare. E mamma... no, ci ha visto. Oh cara, siamo nei guai. Vi farò vedere, vi farò mettere in castigo per questo. Va bene, non dobbiamo farci vedere, lo so. Non devo rifare tutto da capo, vero? No, non devo fare tutto da capo. Questo lo facciamo risaltare così. Dammi i soldi, la madonna. Allora ragazzi, è complicato, ma noi ce la faremo ragazzi, ce la faremo assolutamente. E vabbè ragazzi, però stavo facendo quello, dai, cioè datemi un po' di tregua. Prima facciamo tutti gli incantesimi, poi pensiamo a tutto il resto, ok? Facciamo così. Prima pensiamo agli incantesimi e poi pensiamo al resto. Lì siamo dietro il mobiletto, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli. Ragazzi, direi che questo va qui. E questo andrà qui. Questo potrebbe andare qui, no? 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 Però se questo non va qui, allora vuol dire che questo andrà qui. No, nemmeno questo va qui. Cosa ci va qua? Scusa, perché questo non va qui? Ma prima non ci andava, ragazzi. Avete visto che non ci andava? Perché ora ci va? Oh, molto, molto bene. Spostiamoci di qua. Mi sposto di qua. Allora, ragazzi, Gazza è lì. Quindi ora io rimango qua dietro aspettando che Gazza se ne vada. Mentre
incanto questa, ho detto incanto questa roba qui, non posso farlo ancora, però ho preso dei soldi in più. Lui se n'è andato, quindi a questo punto posso andare qui, andare qui, andare qui, andare qui, prendere questa roba, tornare qua sopra, no. A questo punto devo per forza scendere, maledetto lui. Salire qui sopra, aspettare perché c'è Gazza che nuovamente è lì e noi non possiamo farci vedere da Gazza, ovviamente. Maledetto lui, se n'è andato. Quindi andiamo di qua e questo non posso fare nulla, quindi devo per forza andare qui. Ma ragazzi, prima l'ho fatto, eccolo qua. Saliamo qui, ho detto saliamo qui, saliamo qui, saliamo qui, saliamo. Dove mi ha visto? Figlio della merda. È un figlio della merda. Ma ragazzi, adesso che abbiamo preso tutto, possiamo fare tutto più velocemente. Tipo andando qui sopra. Però lui, ragazzi, guarda, lui starà passando, quindi non so se ce la faremo. Secondo me io aspetterò. Ok, lui non ci vede, anche se in realtà dovrebbe vederci, però non ci vede. Quindi ora passiamo di qua, passiamo di qua e di qua e di qua e di qui e abbiamo preso la chiave, ragazzi. Ok, abbiamo preso la chiave e ora che abbiamo preso la chiave io non so cosa fare. Sono sceso di qua e che devo fare, ragazzi? Ho una chiave che non so assolutamente cosa farmene. E presumo che devo uscire di qua per... Ah, ragazzi, devo uscire di qua. Devo uscire di qua. Ma prima io vorrei prendere un po' di cose. Tipo, andiamo via di qua. Non mi hai visto, signor Gazza. Non mi ha visto. Signor Gazza non mi ha visto. Ma io devo prendere questo cappello. Ragazzi, lo sapevo che era una cosa buona e giusta fermarmi qua. Ma ora basta, non esageriamo perché non mi sento così sicuro. Me ne vado di qua, prendiamo la porta, usciamo di qua, ci è mancato poco. Lo so, lo so, lo so. Speriamo di non tornare di nuovo nei guai. Mamma, mamma, mao. Abbiamo preso tutte le nostre missioni, 241.000 punticini, un cappellino da mago. Il resto lo faremo più avanti, mamma, mamma, mao. E ragazzi, continuiamo assolutamente la storia, perché come al solito facciamo almeno due missioni ogni volta. Eccoci qua pronti per... Ehi, ma che figata. Maledetto Malfoy. Figlio di un Malfoy, no. Un troll. Un troll. Questo no, questo serve per mimare un troll? Ah, un troll, aiuto! Come facciamo, ragazzi? Come facciamo? Dobbiamo salvare Hermione dal troll, presumo. Ragazzi, però, non prendetela con sé. Aspettate, ma Hermione è nel bagno! Dobbiamo assolutamente andare a salvarla. Prima di salvarla, però, direi che mi prendo tutte le monetozze. Non volevo fare ciò così, ovviamente. Ehi, guarda questo posto. Il troll è sicuramente passato di qui. E effettivamente è tutto distrutto. No, ragazzi, volevo andare di lì. Oh, prendiamo le monete. Ragazzi, non volevo fare così. Devo ricordarmi di fare le cose molto di lato. Prima di salire su, io prendo le monetozze che ci sono giù. Questo non posso farci nulla. Direi mi serve un incantesimo strano. Ok, ho preso tutte le cose che posso fare giù, credo. Ora possiamo tornare giù, su. Purtroppo ci manca l'incantesimo per fare quella cosa lì. Ma ora, ragazzi, non volevo uscire di qua. Ma ora possiamo saltellare di qua e di là. No, ok, bene, ma non benissimo. Ora sappiamo che le mattonelle, quelle piccoline, cedono. Quindi non dobbiamo assolutamente fermarci. Vabbè, ragazzi, però c'è il tempo. Ci vuole il tempo di farla questa cosa. Ah, dovevo salire sopra. Bene, ma non benissimo. D'accordo, d'accordissimo. Oh, ragazzi, fatemi passare. Fatemi passare assolutamente, perché qua io devo passare. Sono il grande mago Harry Potter. Sono il prescelto, anche se non so ancora di esserlo. E come faccio a passare? Ragazzi, forse dovevamo farlo prima di cadere.
Ma io non capisco. Allora, dobbiamo andare qui. Andare qui. Come passo da parte da una parte all'altra? Boh, io uso questa magia, magari fa qualcosa. Però, ragazzi, come ci arrivo di lì? Che non posso... Non ci posso andare lì. C'è un piccolo problema di sorta. Io, ora, avendo fatto questo piccolo errore, sono caduto. Come ci torno lì? Capite che non posso andarci? Ah, ecco come faccio. Faccio così, faccio. Ragazzi, vi chiedo scusa. Non c'ero arrivato, ragazzi. Non c'ero arrivato. Saltando qui, usando l'incantesimo Wingardium Leviosa sopra di qui, posso fare questo, tornare giù, sperare di poter tornare giù. Esattamente, siamo tornati giù. Andiamo ad attaccare questo per poter saltare qui sopra. Usiamo anche questo incantesimo per saltare qui sopra, che ne vorrei andare a cancellare le cose che non voglio cancellare. Opla. Opla. Oh, distruggiamo tutto quanto ed eccoci finalmente arrivati qua. Il troll l'abbiamo sconfitto? No, ma siamo a buon punto. Bisogna... l'ho già fatto, ragazzi, dai. Anche se non è proprio precisamente preciso, l'abbiamo fatto, ci prendiamo tutti i soldini che ne derivano. E l'ho già fatto, ragazzi. Tac, tac. Non è proprio... Oh, madonna santissima. Allora, questo va qui. Questo non va qui, ma va qui, direi. No, nemmeno. Allora va qui. Questo direi che va per forza qui. Questo va qui. E questo va qui. Mamma. Eccoci qua, vediamo un po' cosa ho trovato. Una scala. Le scale sono molto importanti per poter proseguire. Oh. Potter. Non sai che c'è un troll che si aggira qui intorno? Oh no. Non lui. Pixel Poltergeist che ci dà noia più del dovuto. Qui non posso salire qui sopra, quindi non possiamo ancora attualmente prenderci i soldini che sono derivanti da lì sopra. Vabbè, ma tu mi butti giù queste cose? Non ho letto assolutamente, purtroppo, chiedo perdono. E spero che voi magari fermando il video potete almeno provare a leggerlo, io non ho fatto un tempo. Ciao Pix! Ci ha chiuso a chiave, maledetto. Birichino, quello è il bagno per le donne. Dovrò chiudere a chiave la porta. Fermati, Pix. Dobbiamo trovare Hermione. Hermione. Harry, Hermione. Tanto lo sai che se la prenderà Ron. Quindi non ci perdere del tempo che non è necessario. E non hai nessuna speranza, ragazzo mio. Mio caro ragazzo. Dove lo metto questo? Questo lo metterei qua. No, lo metterei di qua allora. Questo invece lo mettiamo qui e questo lo mettiamo qua. Oh, una scala, ragazzi, mi hanno creato una scala. Vediamo un po' che ci facciamo con questa scala. Ah, è la scala che dobbiamo poi far lievitare per poter arrivare qua sopra e prendere la chiave. Perfetto, ragazzi. Che altro dire? Non volevo fare, come al solito, questa cosa qui. Saliamo sopra la scaletta, prendiamo la chiave. Oh, ora dovrò spostarla da qualche altra parte. Sì, vabbè. Mi fai un piacere se la metti lì, perché vuol dire che prendo altri soldi. Cioè, io volevo già farlo, però almeno mi obblighi a farlo per forza. E quindi, tipo, top. Abbiamo preso la chiave. Bene, se veramente credi di poter sconfiggere il troll, sei il benvenuto. Ovviamente, noi siamo i più grandi maghi di Hogwarts. Siamo i prescelti, anche se attualmente non lo sappiamo, ripeto, ma sono sicuro che ce la faremo. Entriamo qua dentro e salviamo Hermione dal troll. Sì, però fammela fare, fammela salvare. Vabbè, ora c'è la scenetta che lui va nel... Mi fai attaccare, ha distrutto il bagno, aiuto. E vabbè, non è che sia difficile, cioè ragazzi, basta fare così a caso. È veramente difficilissimo, mamma mia. Siamo dei maghi autentici. Abbiamo preso anche questo. Oh no, non andare da Hermione. Non andare da Hermione. Non andare dalla mia amica Hermione. Vabbè, ragazzi,
Ermione, la salviamo, fatto. Oh! E muori, troll del cavolo. Ma scusa, ti abbiamo... Hai visto quante volte l'ho attaccato? Allora, facciamo questo. Ah, ci ha fatto male. Ci ha fatto male. Cosa stiamo facendo? Abbiamo preso qualcosa, abbiamo preso. Ci ha fatto malissimo. Ci possiamo spostare? Allora, l'abbiamo preso di nuovo. Direi che il modo per sconfiggerlo è questo qua, come nell'originalità. La clava magica. E dobbiamo portarlo probabilmente qua al centro, direi. Venga qui, signor troll, venga qui. Ops, fra 3, 2, 1, boom! Ragazzi, abbiamo sconfitto il troll. E siamo dei maghi autentici ed Ermione è felice. Grazie per avermi salvata! Lo so, siamo veramente dei grandi, grandissimi maghi. Missione completata, ragazzi, e dov'è il grande nostro amico Silente? Non c'è questa scena qua, purtroppo, peccato. Ma attenzione, siamo dei maghi autentici e direi che per un sacco di mi piace che io spero che voi diate qua sotto, voglio un sacco di like per questo fantastico video, perché ora siamo pronti a vederci nella prossima fantastica puntata. Non faremo ora questa parte, la faremo nella prossima puntata, quindi mi raccomando di lasciare un bel mi piace, mi raccomando di seguire questo fantastico video, perché nella prossima puntata impareremo incendio e chissà che altre fantastiche cose. Quindi ragazzi, vi invito a lasciare un like qua sotto, di iscrivervi al mio canale, vi lascio in descrizione tutte le cose che vi lascio gratis su questo fantastico canale e fatemi sapere se volete la possibilità di trovare questo gioco senza spendere i soldini che il gioco richiede, anche se io direi che questo giochino è veramente carino, e quindi per quale motivo non lasciare qualche soldino allo sviluppatore che li ha creati? Sì che comunque alla Lego hanno un sacco di soldi, quindi insomma non è che gli servano anche i nostri soldini, però ragazzi, io questo gioco l'ho comprato perché comunque è un gioco veramente bellissimo. Però se qualcuno di voi comunque non può comprarlo per un motivo o per un altro, se volete approfittare della versione gratuita di questo gioco, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e vedrò se riesco a trovarvi la versione gratuita, maledetto me quando tocco ogni volta per terra, di questo fantastico gioco di Harry Potter Hogwarts. No, di Lego Harry Potter. Quindi ragazzi, mentre sbaglio di nuovo, non vi posso lasciare con il gattino perché non ho un gattino, al massimo ho un gufetto, ma direi che per oggi è tutto. Fatto il misfatto.